e benvenuti alla seconda serata del sesto Festival del Folklore. Anche questa sera non mancherà il divertimento e noi per primi speriamo in una presenza ancor più numerosa. Colgo l'occasione per ringraziare la falconeria di Donato Massari. Ringrazio Domenico Rana e Mariangela Ciccio Pastore. Ringrazio la parrucchiera Giusi Di Ciommo e il centro estetico Eleganzia di Concetta Biceglia per aver curato la mia immagine. Ringraziamo inoltre il comune di Lavello, i vigili, i carabinieri, la Croce Rossa, l'ANPAS, il Service MP Promotion di Petruzzelli, Palco Ditta Cianci e Audio Puglia. Ringraziamo inoltre la Barilla per i prodotti messi a disposizione e naturalmente tutti gli stand presenti. Ringraziamo anche tutti gli sponsor presenti sul tabellone luminoso, ricordando loro che il festival è anche vostro. Bene, che la serata abbia subito inizio, ricordando che i ragazzi che stanno per esibirsi andranno a rappresentarci in Croazia per il Festival Internazionale Leron, dove verranno valutati da una giuria pubblica. È doveroso fare un ringraziamento anche all'insegnante Renata Petruzzelli. E al gruppo musicale degli Junior, con il giovane chitarrista Ciro Caggiani, per il lavoro svolto. È arrivato il vostro momento e noi non vogliamo togliervi altro tempo. Signore, signori, e signori, i Junior First Need. Thank you.
bene? Facciamo ancora un applauso. Facciamo a un bel applauso. Bravissimi davvero. A questo punto vogliamo chiamare sul palco uno dei componenti che più in questi anni si è prodigato affinché il gruppo crescesse. Signore e signori, un bel applauso per Master Pep. Venite avanti. È un momento di emozione, facciamo un applauso caloroso, la bello, vi vogliamo sentire. Questa è per te. Ancora un applauso. Grazie, gentilissimo. Grazie, piccolina. Facciamo un altro bel applauso per il gruppo Junior First Need. Scusami Giuseppe. Bene, adesso è il momento dedicato alla magia. E quando si parla di magia a Lavello, qual è il nome che viene in mente se non quello del mago Robbe? Invitiamo quindi a salire sul palco il maghetto Domenico Robbe. Domenico Robbe, in arte Mago Robbe, è uno dei nostri giovani talenti lavellesi. La sua passione è cominciata dall'acquisto di un semplice magazine di magia in edicola. Crescendo si è affermata sempre più. Ne è la testimonianza uno degli incontri più belli della sua vita, il confronto con uno dei maghi più importanti al mondo e suo idolo, il mago Silvan. Signore e signori, a voi il mago Robbe. Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua. Che bella presentazione. Benvenuti nel fantastico mondo della magia, dell'illusionismo, dove tutto quello che vedrete questa sera è reale, ma non è la verità, pensate un po'. Sono venuto qui questa sera per farvi divertire, ma soprattutto per farvi rimanere a bocca aperta. Perché in realtà la realtà non è come sembra. Perché la realtà non è come sembra? Questo può sembrare un bastone, apparentemente è un bastone, ma è frutto solo di una vostra illusione, di una vostra immaginazione. E infatti mi basta pronunciare le parole magiche Sim, Sala, Bim, e in un istante il bastone sparisce e abbiamo due fantastici foulard. Wow, grazie per l'applauso. E allora voglio mettere questo effetto via, perché lasciate che vi dica una cosa: il pensiero delle persone si manifesta inconsciamente attraverso delle microespressioni facciali. Prima di salire qui sul palco osservavo lo sguardo di ognuno di voi, di quella signora, di quel signore. Allora facciamo qualcosa di questo genere: ho selezionato due persone a caso fra il pubblico, gli facciamo un grande applauso, un applauso, un applauso di incoraggiamento. Venite, venite, venite. Allora vediamo un po', perché io mi dimentico i nomi facilmente. Come ti chiami? Samuele da questa parte. Simone da questa parte, come ti chiami? Mattia da questa parte.
fermo così in questo modo, perfetto. E poi naturalmente ho bisogno di due pilastri fondamentali della serata, Emma e Giuseppe. Un applauso anche a loro. Venite. Allora, Giuseppe da questa parte e Emma naturalmente da questa parte, perfetto. Allora adesso io fra qualche istante vi farò delle domande e in base a quello che mi direte io sarò in grado di dire chi mi dice la bugia o chi mi dice la verità, ok? Quindi state attenti, come dice il maestro Silvan, se non osservate bene non capirete niente, mentre se presterete la vostra attenzione, beh, non capirete niente lo stesso. Allora iniziamo. Un sacchetto, all'interno di questo sacchetto ci sono contenute delle palline, eccole qui. Un attimo che le prendo, di cui 4 palline, 3 sono bianche e una è di colore nero. Allora, Emma, pallina nera, pallina bianca e Giuseppe, pallina bianca. Controllate che le palline sono normali, non hanno trucchi, non hanno magneti, cose strane all'interno, normalissimo, perfetto. E adesso Giuseppe, a te l'onore di controllare il sacchetto. Controlla che il sacchetto non si vede da nessuna parte, non è truccato particolare, quindi mettilo contro luce e vedi se si vede qualcosa. È intonso? Intonso, perfetto. Posso? Allora, Giuseppe, inserisci la pallina dentro il sacchetto, perfetto. Pallina all'interno, perfetto. E adesso Emma, a te l'onore di mescolare il sacchetto con le palline. Vai, mescola fino allo svinimento. Mescola. Stop, va bene così. Adesso io non posso conoscere come sono disposte le palline, giusto? Emma, le mescolate, avete controllato tutto. Allora, fra qualche istante ti chiederò di prendere una sola pallina, di guardarla, né io e il pubblico la deve guardare, e di metterla al petto. Prendi una pallina. Ok, mi raccomando, mettila al petto. Io adesso non so la pallina che hai preso, passiamo al secondo spettatore. Prendi una pallina, guardala solo tu, una solo. Guardala solo tu e la metti al petto. L'hai fatto? Perfetto. Il terzo spettatore, prendi ancora una pallina, mettila al petto. Perfetto. L'hai vista la pallina? Questa è molto importante. E poi a Giuseppe. Vai Giuseppe, una pallina. Perfetto. È l'ultima, è la più difficile. Perfetto. Allora Emma, iniziamo. Io adesso ti farò una domanda e devi dire con convinzione: io ho la pallina nera. 1, 2, 3, prego. Io ho la pallina nera, prova a dirlo, vai. Vedi, il labbro superiore si è mosso in più rispetto a quello inferiore. E questo in realtà mi fa capire che tu non hai una pallina nera, ma hai una pallina bianca. Vediamo, apri la mano, pallina bianca. Perfetto, passiamo al secondo spettatore. Prova a dire con convinzione: io ho la pallina nera, vai. Io ho la pallina nera. Vedi, il tuo occhio si è dilatato. E questo in realtà mi fa capire che tu hai una pallina bianca. Vediamo? Pallina bianca, perfetto. Ma adesso è difficile perché ho due possibilità. Passiamo al terzo spettatore. Avrai già capito. 1, 2, 3. Vedi, tu l'hai detto con convinzione, però in quello che hai detto direi che c'è un pizzico di bugia. Però non sono ancora sicuro. Giuseppe, io ho la pallina nera. Io ho la pallina nera? No, tu mi dici una bugia, si vede. Tu hai una pallina bianca e tu hai una pallina nera. Vediamo, perfetto, yes! Inseriamo le palline all'interno. 1, 2, 3 e 4. E dopo ho bisogno solo di Giuseppe, quindi potete andare gentilmente. Grazie. Da quella parte. Gli facciamo un applauso. Bene pubblico, sapete, il prestigiatore realizza una forma di bellezza speciale, la bellezza dell'impossibile. Creiamo un po' di magia, un po' di atmosfera magica utilizzando due foulard, eccoli qui. Un foulard alla mia sinistra, un foulard alla mia destra, sono due foulard bianchi, ok? Perché la mano è più veloce dell'occhio, giusto? Questa è una vecchia affermazione. Guarda attentamente Giuseppe, controlla che i nodi sono reali. Anzi guarda, ti prego di stringere il nodo, stringi pure forte, non serve. Mettilo pure via, stringi forte il nodo e foulard, forte. Ah, perfetto, ok, i nodi sono stretti. Giuseppe, qual è l'unico modo che conosci per togliere i nodi dal foulard? Bisogna toglierli. Allora facciamo così, mettiamo i nodi in tasca e dopo qui ti chiedo di fare la stessa cosa. Ok, quindi prendi questi foulard e vai a legare. Ah no, aspetta, sono andato troppo veloce, è meglio ricominciare dall'inizio. Ricominciamo dall'inizio. Dove utilizzo un foulard alla mia sinistra, un foulard alla mia destra e un po' di magia. Adesso Giuseppe, facciamo così, mettiti da questa parte alla mia destra,
Perfetto, andiamo a legare nuovamente così il foulard. Controlla molto attentamente che i nodi sono reali, però finché lo faccio io puoi pensare che è imbroglio. Fallo tu, lega forte, lega, stringi, sì, da questa parte, da questo, ok. Stringi forte, no, allora lo rifacciamo, Giuseppe. Ah, stai attento. Allora, guarda attentamente, io interseco il foulard, ok? E dopo faccio passare questi capi e tu fai un nodo stretto, perfetto! Nodi, puoi constatare, sono reali. Sei mancino? No, ok, prendi questo, lo controlli e io prendo... molti pensano che sono truccati. Allora, controllo quel foulard. È di seta? È normale? Sono truccati particolari? Nulla. Però puoi pensare che il mio sia truccato. Facciamo cambio, io prendo questo, controllo il foulard. Sono normalissimi? Perfetto, ok, normali, posso? Giuseppe, per l'ultima volta, abbiamo detto il detto, ti ricordi? La mano è più veloce dell'occhio. Adesso vado ad annodare e ti prego di stringere ancora. Stringi. Perfetto, guardate come ha intersecato i foulard, ma con un po' di magia i foulard si sciolgono. Allora Giuseppe, rimani da questa parte, non andare via, fai un passo avanti, perché indovina cosa ho qui nella mia tasca, un mazzo di carte, perché un mago senza mazzo di carte, che mago è? Non è un mago, allora un passo avanti gentilmente. Facciamo così, l'astuccio non mi serve, lo mettiamo via, utilizziamo 54 carte da gioco, cuori, quadri, fiori e picche, sono carte per miopi veramente molto grandi. Giuseppe, mescolo le carte all'americana, all'American Shuffle, così in questo modo, e puoi controllare, funge un po' da notaio qui per tutti perché non so se ti riesci a vedere, sono tutte diverse? Tutte diverse, perfetto. Giuseppe, io le faccio correre in questo modo, quando voi mi dici stop, se parli inglese però mi dici out, ok? No, scherzo, dimmi stop quando vuoi. In questo punto, parli inglese, prendi la carta, io mi volto, falla vedere, questo è molto importante che fai vedere la carta. Lo hai fatto Giuseppe? Perfetto, Giuseppe, un altro passo avanti, ok, adesso sì, fai vedere la carta al bimbo perché è molto importante far vedere la carta, mettila qua, la carta qui sulla cima del mazzo, ok, questa è la carta scelta, non posso imbrogliare. Allora facciamo così, è verso il centro, spingila all'interno, perfetto, mescoliamo, facciamo un altro passo avanti insieme, ok. Ah, e dove è rimasto l'astuccio? Un attimo solo, eccolo qui, da questa parte, metti le carte all'interno dell'astuccio, fallo tu stesso. Tutto quello che vedete è genuino, non ci siamo messi d'accordo, giusto? No, perfetto. Metti le tue carte nella tasca. Carte nella tasca. Vabbè, tranquillo, mettile pure perché ogni mago che si rispetti ha un suo portafortuna. Vi mostro il mio portafortuna. Eccolo qui, è un piccolo sacchettino. All'interno di questo sacchettino, naturalmente, cosa ci sarà? C'è un foulard. Eccolo qui, un foulard verde con una carta bianca al centro, da una parte all'altra. Giuseppe, sai piegare le lenzuola? Sei un bravo casalingo. Prendi verso il basso, Giuseppe. Allora, fai vedere da una parte, fai vedere dall'altra per 40 minuti. No, scherzo. Facciamo così. Pieghiamo il foulard in due, visibilmente. Perfetto, stringi da quella parte. Poi lo pieghiamo in quattro nuovamente. Lo pieghiamo, sì, un uomo di casa, si vede. Lo pieghiamo in sei. Lo pieghiamo in otto, rimani fermo ed immobile, ok, da questa parte rimani fermo, perché io vado ad avvolgere il tutto. Avvolgo, perfetto, ok. Giuseppe, noterai qui due elastici, prendi uno, un elastico, prendine uno, tranquillo, non morde, ok, posso? Perfetto, allora, mettiamo l'elastico attorno al foulard, così. In questo modo, si vede? La carta l'hai controllata e poi devo avere la bacchetta magica. Aspetta, scusami un attimino, ah, è da questa parte. Prendi il foulard, tienilo verso l'alto, prova a dire la carta che hai scelto. Sì, prova. K di picche, un po' di magia, slega l'elastico e riavvolgi il tutto. Vediamo. Così sull'elastico lo prendo io perché devo fare altri 400 spettacoli, mi serve, ok? Vediamo, sì, vai, vediamo. E sul foulard che prima era bianco è apparsa una carta, ma non è una carta qualsiasi. Esattamente il re di picche. Ma, attenzione, non è finito. Ricorderete le carte che ho consegnato a Giuseppe che ha messo nel taschino. Adesso io ti invito, metto questo via, a ritrovare il K di picche. Quindi, velocemente, non c'è problema, metto questo via e tu nel frattempo vai a ritrovare il K di picche.
mentre qui ho un premio che fra qualche istante ti darò. Ritrova il K, fai vedere a tutti naturalmente, puoi constatare che il K è realmente nel mazzo di carte. Vai, 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 trovalo, trovalo. Vediamo, no, aspetta. Re di fiori, c'è il K? Non c'è. E dove l'hai messo, scusa? Allora, facciamo così. Mettiamo il mazzo di carte via, non mi serve. Lo mettiamo via. Però sono bravo, questa sera te lo voglio dare lo stesso il premio. Eccolo qui, un premio sigillato. Dentro questa busta, mantieni pure questa busta, c'è una previsione in inglese, perché un collega, Marco, mi ha detto: Domenico, quando senti il momento giusto, apri questa previsione. Beh, io penso che questo momento sia arrivato, perché c'è un sacco di gente. All'interno di questa previsione cosa ci sarà? C'è un mago che sta trattenendo una busta ancora più piccola, e dentro questa busta, a mani nude, Giuseppe va all'interno ed estrai, guarda cosa c'è, c'è una carta unica al mondo, fai vedere, Re di picche! Allora, Giuseppe, rimani pure da questa parte, questo lo metto via, non mi serve, perché adesso vorrei giocare un po' con il pubblico. Infatti qui ho portato un'altra previsione, sono delle carte grandi. Giuseppe, mantieni le carte in questo modo per mezz'ora, rimani fermo in questo modo. Allora Giuseppe, immagina qui nell'aria che ci sono le quattro donne: la donna di cuori, la donna di quadri, la donna di fiori e la donna di picche, ok? Adesso tenendo solo con una mano, con l'altra mano vai nell'aria e puoi prendere due carte. Puoi prendere o le carte rosse, no, così invisibilmente, puoi prendere o le carte rosse o le carte nere, ok? Invisibilmente, pensa di prendere queste carte, o le rosse o le nere. Le hai prese? Perfetto, dillo ad alta voce, hai preso le carte rosse o le carte nere? Le carte rosse, vuoi giocare con le carte rosse? Quindi le carte nere le buttiamo, sei sicuro con le carte rosse? Perfetto. Adesso delle carte rosse che hai scelto tu ci possono essere due semi, o la donna di cuori, perché abbiamo detto sono delle donne, o la donna di quadri. Giuseppe, adesso io farò, vediamo, tra qualche istante faremo un applauso e vediamo chi applausi riceve, o la donna di cuori o la donna di quadri, sarà la carta che verrà scelta. Al mio tre, applauso per la donna di cuori. Uno, due, tre! Perfetto. Naturalmente adesso chi ha fatto l'applauso per la donna di cuori non lo fa per la donna di quadri, altrimenti continuiamo fino a domani, ok? Adesso applauso per la donna di quadri al mio tre. Uno, due, tre! Secondo te, Giuseppe, chi ha ricevuto più applauso? Cuori, cuori. Vediamo, donna di cuori! Sì. Ok? Donna di quadri! No, donna di cuori? Donna di cuori? Stai attenti, una previsione da quella parte, con un elastico. L'elastico lo buttiamo, non mi serve. No, tranquillo, l'altro. Vi faccio notare che tutte le carte sono verso il basso, tranne una carta, e l'unica carta verso l'alto è la donna di cuori, la carta scelta. Eccola qui, donna di cuori. Attenzione però, io ero sicurissimo che questa sera avreste fatto l'applauso per la donna di cuori, e infatti la donna di cuori è l'unica carta a essere rossa. Logico, perché le altre carte le ho prese da un mazzo di carte bianco come unica questa serata. Allora Giuseppe, non andare via, perché voglio fare una cosa curiosa. Sì, sì, te la senti di diventare il mio assistente? Sì, è una birra, però adesso non si può bere. Allora, prendi questa bottiglia, perfetto, rimani fermo in questo modo. Qui all'interno della valigetta ne prendo io un'altra. Eccola qui, Giuseppe da questa parte, perfetto. Allora Giuseppe, adesso me la puoi consegnare, avevo le mani impegnate. Bottiglia nella mano sinistra, bottiglia nella mano destra. Con quale bottiglia vuoi giocare? Questa parte, con questa? Perfetto, tieni pure la bottiglia. Controlla che la bottiglia sia normale, sia particolare, non sia truccata. È normale? Normale? Però puoi pensare che la mia sia truccata. Facciamo cambio? Giuseppe, facciamo cambio. Controlla la bottiglia. È normale? Adesso, senza scherzare, con quale bottiglia vuoi giocare? La prendi, con quale giocheremo? Questa. Mano sinistra vuota, saluta il pubblico, ciao ciao ciao. Metti la bottiglia nella tua mano sinistra, l'etichetta si deve vedere verso il pubblico. Ok, stringi forte, altrimenti il gioco non funziona. Stringi forte forte, rimani fermo, perché io con l'altra mano libera ti do un cilindro. Prendi questo cilindro, qua nella valigetta ne prendo io un altro. Fai vedere che il cilindro è vuoto, privo di qualsiasi trucco ed inganno. Il cilindro copre la bottiglia, vai. Allora, mano sinistra ci troviamo. Quindi fai 1, alza bassa. Perfetto, 2, alza bassa. 3, alza bassa. Mano sopra, quante volte dobbiamo capovolgere i cilindri? 3. Quindi fai di qua, perfetto. Fai di là,
e poi fai di qua. Perfetto, la mia bottiglia torna di faccia. Prova a vedere la tua. Sì, è tornata verso il basso. Se la mia è di faccia, la tua è verso il basso. C'è qualcosa che non va. Rigira la bottiglia. Ok, rigira. Questa volta alza la mano. Ok, metti il cilindro nella tua mano destra e ripetiamo, mano destra. Quindi fai 1 alza bassa, 2 alza bassa, 3 alza bassa, mano sopra, quante volte? 3, quindi fai di qua, ok, di là e poi di qua. E la bottiglia torna sempre di faccia e anche... No, c'è qualcosa che non funziona. Forse si è emozionato, gli facciamo un applauso a Giuseppe perché può darsi che è molto emozionato. Però la voglio mettere anch'io rivolta verso il basso. Se la mia è verso il basso e si vede, la tua è verso il basso. Se la mia è verso il basso, la tua è verso il basso, abbassa pure. Se la mia è verso il basso, la tua è verso il basso, alza pure. Se la mia è verso il basso, la tua è verso il basso. Perfetto, mano sopra, 4 volte. Quindi fai di qua, convinto, di là, di qua, di là. E la bottiglia torna sempre di faccia e la tua è sempre verso il basso. Ti dirò un segreto, questo si chiama il gioco delle bottiglie pazze. Infatti guardate, dalla faccia ritorna verso il basso, come dalla faccia Toing ritorna verso il basso. Allora Giuseppe, queste le prendo io. Giuseppe, puoi andare via da questa parte, grazie mille Giuseppe. E adesso naturalmente per concludere questa bellissima serata magica vi farò vedere qualcosa di strano, perché l'illusionismo è un'arte antica basata su pochi principi. Per concludere, è una bellissima serata magica e quindi dobbiamo colorare questa sciarpa, ok? State attenti, qui nella tasca prendo un po' di coriandoli, basta lanciare i coriandoli e in un attimo la sciarpa diventa colorata, perfetto! E allora, grazie a tutti e prima di salutarvi non posso fare un selfie con tutti voi, quindi gentilmente alzate tutte le mani, tutti, perfetto! Tutti le mani, facciamo un bel selfie così, perfetto, bene, grazie e buon proseguimento, ciao! Sì. A questo punto ritorna sul palco la musica lucana e con lei l'ospite d'onore di questa sera, Pietro Cirillo, cantante, suonatore di chitarra, audarabo, mandola, buzuki, guitar silent. Nato a Tricarico, centro dalle antiche tradizioni e ricco di storia, sin da piccolo si innamora della musica popolare. Grazie anche ad Antonio Infantino, ai Tarantolati. Con loro girerà il mondo e parteciperà ai più grandi festival nazionali ed internazionali di musica etnica. Sarà però l'incontro con i grandi guru della musica popolare italiana a testimoniare il suo amore per le sue radici. È considerato dalla critica uno dei migliori conoscitori e ricercatori della musica popolare italiana. Viene anche scelto dall'APT Basilicata per partecipare alle riprese dello spot istituzionale per Matera Capitale della Cultura 2019. Il progetto Officine Popolari Lucane e i Tamburi di Tricarico sono l'espressione di una ricerca musicale che parte dalla sua terra di origine, la Lucania, per poi aprire i suoi infiniti orizzonti al nostro Mediterraneo. Le Officine Popolari Lucane diventano uno strumento di comunicazione e un segno artistico-musicale che rappresenta naturalmente la nostra origine e la nostra cultura popolare. Recuperiamo così, attraverso la storia e la cultura dei nostri padri, la loro eredità e anche i loro valori, cercando di trasmetterli alle generazioni future. Tarantato come a me, una vita spesa per te, signore e signori, a voi Pietro Cirillo. Viaggio delle melodie di una terra straordinaria.
oggi, ma da sempre in tutto il mondo, le nostre meraviglie, la nostra cultura. Buona musica a tutti. Ci siete? Thank you.
Romani. Bravissima, bravissima, non volevi battere, maledetta. Dopo ti regalo il disco. Tra poco tutte le sedie le porteremo qui su palco, quindi vi siederete qui con noi, perché è festa, Festival Internazionale del Folklore. Yeah! È un'orchestra già bellissima, non ve ne rendete conto, guardali, guardali Carlo, guardali! Alle mani, da Lavello! Domenico, al secondo tamburo Luciano, ai Cupa Cupa che adesso suoneranno solo loro, un po' da Blas, alla mia sinistra Rocco, alla mia destra Antonio, lo strumento tipico d'eccellenza della Basilicata, il Cupa Cupa. Si sente il suono? Questo è il suono della nostra storia. Ci tenevo tantissimo stasera a farvelo ascoltare perché, insomma, rappresenta la nostra musica e storia. Non è musica improvvisata, c'è una ricerca, c'è uno studio ben preciso di anni ed anni. E questa è la storia della nostra terra. Questi sono gli strumenti tipici della nostra terra. I Cupa Cupa, o Cupa Cupa, così si chiamano a tricarico. I Cupa Cupa. No, i Cupa Cupa. Mandando? Siamo bravi? E adesso Lucano Amore, sempre il nostro canto, scritto dal professore con la barba qui sul palchetto alla mia sinistra, che suona il tamburo, e parla di questa donna lucana meravigliosa. Lascia andare alla libertà di questa terra meravigliosa e danza la taranta vera. Adesso vi presenteremo anche la danza, la nostra ballerina bravissima, da Fabiano, Alda Giuliano, da Bobo. Per voi Lucano Amore. Come on.
E questo brano Fatima che trovate nel nostro disco è stato candidato al premio Tengo Sanremo finale. Una storia unica, una donna che abbiamo conosciuto, io e Luciano, figlia della guerra, di tutto quello che ascoltiamo ogni giorno in TV. E a lei abbiamo dedicato questa ballata, questo canto, Fatima e Rashid. Per voi, belli, 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 bel
questo tappeto ritmico per noi è fondamentale, è importante, non vogliamo assolutamente annoiarvi, però è il ritmo della nostra terra, è la base su cui si poggia tutto il nostro concerto e la nostra storia, fuori un anno, ed è per questo che vogliamo farvi capire come la Lucania è vicinissima al Mediterraneo, con i nostri strumenti, i nostri suoni, le nostre voci, i nostri dialetti. Vedendo che si stanno liberando le sedie davanti, sono contento, così venite a ballare. Musicale tra la Calabria e la Lucania, ritmo popolare. Potete anche vedere il nostro video su YouTube, Pietro Cirillo e Mimmo Cavallaro.
sta carezza con stucchezza, che se perde da sta vita e sti paesi, e sento un dolore in tal cuore, davanti a questi porti che sono chiusi, e sti paesi che sono abbandonati, e tanti oggi non mi terrò che orologi, dalla Calabria alla Lucania, dalla Puglia alla Campania, la Sicilia non so amare questo ritmo popolare, che mi sente sua chiave, vuole rompere il suo muro, che suona la sua terra con il suo tamburo. Dalla Calabria alla Lucania, dalla Puglia alla Campania, la Sicilia non so amare questo ritmo popolare, che difende sua chiave, vuole rompere il suo muro, suona la sua terra con il suo tamburo. Me lo dico proprio io, è troppo bella sta canzone, me lo dico stesso io. Posso? Grazie. E adesso passiamo dalla Calabria in Lucania. Tarantato come a me, ci sono anche dei nostri fan stasera, da lontanissimo sono venuti e sono felice. E questa è una delle prime canzoni che ho scritto, parla di questa lotta quotidiana in Italia, alla ricerca di una cultura popolare difficile da trovare rispetto agli altri paesi europei, un'identità ben precisa di una musica del sud, un segnale forte. Tarantato come a me. Miracolo! Stanotte mi sta andando di vecchio. Il sole dietro la montagna esce sempre da tutto quanto, e tu sei speranza mia, luce capaglia e mezza via, a te potente vasto canto, inizia a sapere che non si stanca, tutta vita sto esa per te, fanno tamburo che è meglio me. Tarantato come a me, la vita spesso per te, tu male non c'è ste, se la tua parte insieme a me, un mattino un po' caffè, che ci sta danza a me. Tutta l'amore che c'è, vale, vale, pizza da tarantino, sono una burrata, caro, vuole che sta te, vale, 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 pizza da tarantino, sono una burrata, caro, vuole che sta te, vale, vale, pizza da tarantino, sono una burrata, caro, vuole che sta te, vale, 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 pizza da tarantino, sono una burrata. Suona sto tamburo, e che porta la paura, corro forte verso me, e se casa che sta in gente, tocca suonare che sta bene, tocca ascolta tutto il movimento, tu che viste tanta gente, tanta sole e tanta guerra. Tarantate con me, la vita spesa per te, un mare non c'è ste, se la palla insieme a me, un partino poca te, chi ci sta a casa a te, tutto l'amore che c'è sta. Un mattino poca bebe, ci sta
E allora corre, corre,
strage, mia salute stamato, che è passata a mia esavia. Io ricordo che la volta, la stemico la nonna, a non mi fa se ferma, a non tutta è la nana. Thank you.
Domenico Tedesco, da Tricarico. Thank you.
correndo, non si arrende mai, non si voluta, e difende forte questa identità. Grande, grande pensa che è stata una bella, dopo questa cultura è nostra e non si vende. Sempre già provare, sempre già sparare, ma per tutto ancora che vuole parlare. Sogna vita se solo dalla canzone, un motore che ne luce dignità, riscatta la strada che non può arrivare. Canta canta e pensa sto paese qua, te cercherò una sorta per la buttà, se legge la speranza per non affondare, se legge di dall'occhiere di volontà. Ama sta terra, canza verde, cuore cacante, sangue brigante.
briganti di sta terra. Grazie alle ballerine del gruppo Folk, giusto? Un applauso a loro. Non so se siete qui tutti per loro, però. Brave. Thank you.
tradizionale di Tricarico arrangiati da noi. Porta pancera, non da pigliava lei da calla America non giove, non da pigliava lei da calla America non giove, non da pigliava lei da calla America non giove, non da pigliava lei da calla America non giove. Gli regaliamo il disco, il primo, solo il primo. Tu ce l'hai già. Allora facciamo così, tutti battiamo le mani, tanto costa poco, 258 euro l'uno. Ci siete?
questa l'abbiamo scritto contro le estrazioni petrolifere in Basilicata, con ospite Mariano Caiano, cantante di Renzo Arbore, l'orchestra italiana che ogni tanto suona con noi. Tarantella rossa! Pace e follia, ma dica il cammino, grande il tuo sogno che muore così. Pace e follia, ma dica il cammino, grande il tuo sogno.
vedere te, devi provare questa mattanza, devi assaporare. Per mille anni aspetto e soffiamo, per grande sogno lo scapperà. E quella pace che ti orientare, e questa terra da te sognare. Pace e forniera, manica al cammino, grande è tuo sogno che vuole il tuo sogno.
Manchester. Alle chitarre, alla mia sinistra, suonato per voi il maestro Carlo Postuni.
Purtroppo siamo giunti al termine di questa seconda serata. Noi ci siamo divertiti molto. Speriamo anche voi. Se vi siete divertiti, fate un altro bel applauso. Grazie. Per arrivare a queste serate, il percorso è stato lungo e difficile, ma il risultato ha ripagato le fatiche. Vi ringraziamo ancora una volta per la presenza e facciamo un applauso alla colonna portante del gruppo Festenil, nella figura di Michele Fornelli. Signore e signori, a voi tutti, buonanotte.